Sì, di nuovo buongiorno. Purtroppo mi trovo a sostituire la Pomori, compito molto difficile. E porgo le sue scuse a tutti voi, purtroppo è rimasto negli Stati Uniti e ne è stato impossibilitato a venire qui. Mi scuso anche del fatto che la presentazione è in italiano, purtroppo il tempo è tiranno e non ho avuto la possibilità di fare qualcosa di più curato e di seguire in maniera molto più approfondita l'articolo. Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo, ripeto, non c'è stata la possibilità. Dunque, il talk dell'articolo di Lapo fondamentalmente verte sulle tabelle. È una presentazione molto pratica, quindi semplicemente andremo su dei consigli pratici illustrando quelli che sono i principali pacchetti per la realizzazione di tabelle, andando sia dai più semplici e via via proseguendo su ambienti sempre più complessi, fino ad arrivare poi alla descrizione di alcune feature particolari che ci permettono per l'appunto di realizzare delle cose di utilizzo abbastanza comune, ma non così note come magari si pensa. Ovviamente tutta la presentazione sarà in qualche modo giustamente introdotta da quelle che sono le norme tipografiche, quindi una specie di galateo tipografico su come realizzare le tabelle. Per ultimo vedremo qualche accenno, purtroppo, su quella che è la generazione automatica delle tabelle. Cosa che risulta essere molto comoda qualora si utilizzi LaTeX come interfaccia di editing per altri programmi, per esempio come nel caso di analisi dati o programmi di scripting. Dunque, fondamentalmente cos'è una tabella? Una tabella altro non è che una rappresentazione visiva di quello che è un insieme ordinato di dati. Ci sono voluti secoli per arrivare a quella che è una rappresentazione che fosse chiara e leggibile e che aiutasse in qualche modo il lettore a identificare con semplicità qual è l'argomento che i dati, come devono parlare i dati praticamente all'interno dello stesso documento. Onde per cui ci si dovrebbe sempre astenere dal modificare o dall'uscire da quelle che sono queste regole tipografiche. Infatti, molto spesso capita di imbattersi comunque in accrocchi di questo tipo, che ovviamente sono un compendio di tutti gli errori possibili che è possibile inserire all'interno di una tabella. Questa stessa accrocchio può essere reso in una maniera molto più chiara e molto più leggibile, innanzitutto omettendo quelle che sono le righe verticali. Sono assolutamente ridondanti, non servono a nulla, in quanto è la stessa tabulazione del testo in qualche modo a dare già un senso di verticalità ai dati. Poche regole, molto semplici e fondamentalmente sono solamente cinque. Innanzitutto mai usare righe verticali, sono deprecate, non servono a nulla e meno che mai usare quelle che sono le doppie righe. Specificare sempre quella che è l'unità di misura nell'intestazione e mai ripeterla all'interno di tutte le celle, anche in questo caso sarebbe un'informazione ridondante e non aiuta quella che è la lettura invece del dato. Banale, allineare sempre i numeri a destra e il testo a sinistra o a seconda dei casi giustificarlo all'interno delle celle. Ovviamente usare sempre quello che è lo stesso numero di cifre decimali, eventualmente farle precedere sempre dallo zero ed evitare sempre di lasciare in questo caso la virgola o il punto a seconda che si utilizzi lo standard italiano o lo standard anglosassone. Per fortuna questo qua non si trova più, era ancora un residuo di quando si usava la macchina da scrivere. Non usare mai virgolette per ripetere il dato immediatamente superiore. Eventualmente nel dubbio o lasciare la cella vuota oppure ripetere il valore precedente. Qua abbiamo un buon esempio e un cattivo esempio di come realizzare le tabelle. Qui abbiamo delle doppie righe, chiaramente alcune sono aperte, altre sono chiuse, l'effetto è veramente sgradevole, sembra quasi un foglio di calcolo, inserire un numero eccessivo ai decimali sicuramente non aiuta la leggibilità del dato, inserire anche quella che è la unità di misura dà alla tabella una dimensione sicuramente eccessiva e non aiuta, dà un'informazione che è del tutto ridondante. Questa è la stessa tabella, riportata però secondo dei canoni tipografici più stretti. Vediamo che non è difficile fare delle tabelle tipograficamente corrette, anzi è molto più semplice rispetto a tabelle complicate. Da dove si parte? Fondamentalmente tutto comincia dalla tabulazione. Tabulazione altro non è che del testo, banalmente ordinato per righe e per colonne. Quindi abbiamo un ambiente tabular, all'interno dell'ambiente tabular andremo a specificare quello che è l'allineamento e il numero delle colonne stesse, in questo caso avremo C per center, L per là, allineato in questo caso a sinistra ed L allineato a destra. Le commerciali sappiamo essere i delimitatori di tabulazione e il doppio backslash, in questo caso l'invio a capo. Quello è ovviamente l'effetto che noi riusciamo a ottenere. Primo
avvertimento. Può capitare certe volte di dover dare una larghezza specifica a una determinata colonna. Per questo è possibile utilizzare il comando P, che mi permette di giustificare il testo all'interno della shell. In questo caso il comando P richiede quello che è un parametro, il parametro di dimensionamento della colonna. Qui io ho commesso però una leggerezza. Ho infatti specificato un'unità di misura assoluta. Cosa vuol dire? Che qualunque sia il layout del mio documento, quella colonna avrà sempre una dimensione di 3 cm. Questo è profondamente scorretto. Molto più corretto è invece andare a inserire quella che è una misura relativa della dimensione della colonna. In questa maniera, se io cambierò in qualsiasi momento il layout del mio documento, quindi i margini del foglio, o come molto più spesso avviene, mi troverò a fare un copia e incolla della tabella su un altro documento, la tabella stessa sarà elastica su quelli che sono i margini, per cui anche la colonna in questo caso verrà stirata in funzione a quello che è il margine dell'intero documento. Qui ho usato il 30% per esempio della larghezza complessiva del testo, posso anche specificarlo in termini di punti EX e via dicendo, quindi è una delle tante misure relative che posso andare a usare. Ok, passiamo a quelle che sono le righe orizzontali. Per le righe orizzontali sappiamo usare il comando hedge line, horizontal line. In questo caso è sufficiente andare a specificare subito dopo il doppio backslash un hedge line per realizzare una riga superiore e una riga inferiore. In realtà anche questo da un punto di vista tipografico non è il massimo. Se noi infatti carichiamo il pacchetto booktabs, abbiamo la possibilità di utilizzare dei comandi molto più specifici per la realizzazione delle righe. In particolar modo col comando top rule noi andremo a inserire una riga, ora qua purtroppo non si vede molto bene, leggermente più spessa per l'inizio della tabella e una riga altrettanto spessa per quella che è il piedi tabella. Opzionalmente noi possiamo anche andare a specificare tutta una serie di righe che ci servono per avere la linearità in questo caso del dato con il comando midrule. Assolutamente da evitare sono le righe verticali, non servono a nulla, appesantiscono semplicemente la tabella e non danno comunque alcuna idea di gradevolezza del risultato finale. Se proprio non possiamo fare a meno, le righe verticali si realizzano semplicemente inserendo il pipe, il barretta verticale, all'interno in quel caso di quelli che sono tutti i vari comandi per l'allineamento delle colonne. Ok, possiamo anche andare a realizzare delle righe orizzontali parziali, quindi semplicemente che cominciano a coprire, per esempio, dalla seconda colonna fino alla terza. Per questo utilizziamo il comando C-line, che è in dotazione diciamo, di default rispetto a quella che è la dotazione dei pacchetti, quindi non serve caricare pacchetti particolari. La sintassi è molto semplice, in questo caso richiederà semplicemente la specificazione di da quale colonna a quale colonna andare a inserire quella che è la linea parziale. Chiaramente possiamo anche inserire più C-line subito dopo, in maniera da avere una specie di effetto tratteggiato, qualora questo ecco sia richiesto sempre a livello di editing della tabella. Possiamo ovviamente andare anche ad unire delle celle, sia in senso orizzontale che in senso verticale. Per quanto riguarda quello che è l'unione di celle in senso orizzontale, ci rifacciamo al comando multicolumn, che fa parte già di quella che è la dotazione di default. Sintassi è semplicissima, andrò a unire in questo caso 3 celle attigue, il testo all'interno sarà centrato e questo è il testo. In basso vediamo quello che è il risultato. Se invece voglio unire delle celle in senso verticale, dovrò premunirmi di caricare il pacchetto multi-row che mi metterà a disposizione l'omonimo comando multi-row. In questo caso la sintassi è molto semplice. Unirò 2 celle in senso verticale e questo qui sarà il testo inserito. Come comando opzionale posso andare a specificare anche quella che è la larghezza della colonna stessa. Ok, questa era un po' una prima infarinatura possibilità minime ecco, di realizzare le tabelle. Vediamo qualche ambiente un po' più specifico che ci permette di migliorare decisamente quello che è il nostro layout. Quindi vediamo innanzitutto quello che è l'ambiente table, poi passeremo ai vari tabular, sideways table e via dicendo. Non tratteremo in questa presentazione quello che è l'ambiente array, cosa che invece fa Lapo nel suo articolo, in quanto innanzitutto è disponibile in modalità solamente matematica e non ci saremmo stati con i tempi. Ok, fondamentalmente cos'è un ambiente table? Ambiente table altro non è che un particolare ambiente che racchiude una semplice tabulazione. Qual è la differenza rispetto a una semplice tabulazione?
è che table dà la dignità di tabella a una tabulazione, potremmo dire. In cosa consiste? Fondamentalmente ci dà la possibilità di inserire una label, quindi un flag, una bandierina, e di richiamare il numero di questo oggetto all'interno del testo, quindi con un ref. Ci dà la possibilità anche di inserire una didascalia col comando caption. Ma soprattutto, cosa molto più importante, l'ambiente table è un ambiente flottante. Ambiente flottante vuol dire che, essendo un oggetto rigido la tabella, LaTeX si prende il compito di decidere lui sul posizionamento ottimale della tabella stessa. Lo vedremo in maniera più approfondita tra un attimo. Qualora noi volessimo andare a modificare quello che è il layout di default della didascalia della tabella, possiamo farlo tranquillamente utilizzando il pacchetto caption. In questo caso rimando sempre a quella che è la documentazione del pacchetto per ulteriori cenni su quella che è la sintassi. Quindi, su quella che è la possibilità invece di posizionare l'ambiente flottante, noi abbiamo tre possibilità fondamentalmente: here, top, bottom. Le possiamo esprimere più di una, quindi potremmo dire semplicemente here o semplicemente top, oppure dare quello che è un ordine gerarchico di importanza. Quindi cerca di posizionarla qui, eventualmente mettila sulla parte alta del foglio, se proprio non ci riesci, mettila su quella che è la parte bassa del foglio. Esiste anche una quarta opzione, che è l'opzione P, page, che trasferisce tutti questi oggetti flottanti all'interno di una pagina, generalmente posta alla fine, incaricata di raccogliere tutte quelle che sono le tabelle. In alcuni documenti si vede infatti che, per evitare anche di distogliere quella che è l'attenzione del lettore, si fa sempre riferimento ai dati comunque riportati in un appendice. In particolar modo l'opzione page sarà molto utile quando le tabelle sono molto grandi e quindi staccherebbero completamente quello che è la consecutio del testo all'interno della pagina. Generalmente, quali sono le opzioni consigliate? Non usate il pacchetto, l'opzione here. È molto brutto vedere una tabella all'interno del testo. Generalmente le tabelle le si utilizza sempre con le opzioni top o bottom, quindi o inizio di pagina o alla fine della pagina, o eventualmente l'opzione page. Soprattutto una raccomandazione: sugli oggetti flottanti fidatevi di LaTeX. Può sembrare una cosa scomodissima, può sembrare talvolta anche irritante trovare una tabella nel posto completamente diverso rispetto al quale noi vorremmo averla, però LaTeX sa un pochettino dove andarla a mettere e qual è il posto migliore. Alternativamente è possibile comunque sopprimere quello che è il floating di un oggetto con un ambiente float, con il pacchetto float. In questo caso l'opzione sarà un H maiuscola, però ripeto, è assolutamente sconsigliata. In fase di primo editing di documento, quindi mano a mano che voi comincerete a scrivere, potrete utilizzare il pacchetto PlaySince per, in questo caso, risolvere il problema degli oggetti flottanti. Comunque il consiglio è quello di non curarsi dell'esatto posizionamento delle tabelle fino a quando il documento, comunque nella parte testuale, non è terminato. A quel punto poi potremo andare a specificare meglio quelle che saranno le opzioni all'interno della tabella stessa. Ok, anche questo è banale. Generalmente la tabella sta sempre centrata sul testo. Per far questo è sufficiente inserire il comando centering all'interno dell'ambiente table. Un warning, anche qui cercate di preferire il comando centering all'ambiente center. Questo perché center vi genera uno spazio, prima della tabella e uno spazio subito dopo, che in molti casi è indesiderato, e sicuramente comunque allarga ulteriormente quello che è il margine verticale della tabella stessa. Ok, qui veniamo a dei pacchetti un poco più specifici. Pacchetto tabular star, in questo caso abbiamo la possibilità di andare a specificare quella che sarà la larghezza complessiva della tabella. La tabella, fondamentalmente, man mano che io aggiungo delle celle o delle colonne, aumenterà di dimensione, o alternativamente si ridurrà di dimensione. Questo, da un punto di vista editoriale, non è il massimo, nel senso che se abbiamo due tabelle, una sotto l'altra, è abbastanza sgradevole vedere due tabelle di dimensioni differenti. In questo caso noi invece abbiamo la possibilità di andare a inserire quella che sarà la larghezza complessiva della tabella. In questo caso ho inserito text width, quindi vuol dire occuperà l'intero margine di pagina disponibile. Dopodiché io qui ho inserito anche un add extra colors app fill, che praticamente mi realizza uno spazio tra la prima colonna e la terza colonna che è elastico. Quindi questo spazio sarà allungato o compresso per cercare di adattare la tabella sempre a quello che è il margine di pagina. Molto meglio di Tabular Star fa Tabular X. Mi mette a disposizione una sintassi leggermente più semplificata.
In questo caso ho il comando X maiuscolo che mi permette di andare a giustificare il testo. In questo caso, sempre guardando quella che è la sintassi, la prima colonna sarà allineata a sinistra, la seconda colonna sarà testo giustificato e questo testo giustificato sarà elastico, quindi anche in questo caso varierà in funzione di quello che è il mio margine di pagina. Ancora meglio i tabular X e tabular Y. Questo mi mette a disposizione tutta una serie di opzioni su come deve essere esattamente composta questa colonna elastica, quindi posso decidere di allinearla al centro, a sinistra, a diciamo, quella che è l'usuale sintassi anche già utilizzata per l'ambiente tabular. E l'unica variazione abbiamo sul J, che in questo caso sta per justify. Sintassi è banale, in questo caso left justified, ottengo esattamente il medesimo risultato di tabular X, però con una sintassi molto più abbordabile. Questo abbiamo già fatto uno step, siamo andati un po' avanti. Ora vediamo quelli che sono delle caratteristiche peculiari che ci possono venire in aiuto per la realizzazione di tabelle. Innanzitutto le note dentro le tabelle. Noi sappiamo che non è possibile utilizzare il comando footnote all'interno di un ambiente di una tabella. Mi darebbe immediatamente errore. Posso aggirare questo problema caricando un pacchetto che si chiama footnote, che mi permette a quel punto di andare a inserire il comando footnote direttamente all'interno di una cella. Il risultato sarà quello di avere una nota a piedi pagina, ma con il rimando alla nota direttamente contenuto all'interno della tabella. In maniera leggermente diversa, posso ottenere lo stesso risultato col pacchetto ctable. Ctable invece mette a disposizione degli altri comandi che realizzano delle note non a piedi pagina, ma a piedi tabella stessa. Chiaramente seguiranno una numerazione differente rispetto a quello al complessivo delle note a piedi pagina. Vediamo qualche esempio. Pacchetto footnote, quindi io racchiuderò quello che è il mio table all'interno di questo ambiente, quindi begin save note and save note, e semplicemente inserirò il footnote all'interno di una qualunque cella. Il risultato è semplicemente quello di avere un rimando dalla cella al piedi pagina. Pacchetto ctable, in questo caso è un ambiente flottante, quindi dovrò andare a specificare anche il posizionamento. Andrò a specificare quella che è la nota che io voglio sia inserita all'interno del piede di tabella e tutta la tabulazione dovrà essere contenuta all'interno di parentesi graph. Dopodiché, col comando tmark, andrò a specificare esattamente qual è il punto di marcatura all'interno della cella. Vediamo che già la nota, in questo caso, viene inserita a piedi tabella e non a piedi pagina. Tabelle grandi. E qua purtroppo capita molto spesso di avere le tabelle che superano per quantità di dati inseriti quelle che sono i margini di pagina. Succede molto spesso di avere le tabelle eccessivamente larghe e succede anche di avere le tabelle eccessivamente lunghe. Generalmente ci sono diverse possibilità o diverse strategie per trattare questi oggetti ingombranti. Se è lunga, generalmente noi la possiamo spezzare e continuare sulla pagina successiva. Se è troppo larga, noi possiamo semplicemente ruotarla e sfruttare quindi quello che è la dimensione maggiore del foglio. Anche in questo caso noi abbiamo degli ambienti appositamente predisposti. Quindi vediamo innanzitutto la tabella eccessivamente lunga. Abbiamo l'ambiente super tabular. Lui automaticamente interromperà la tabella quando l'ultima cella avrà raggiunto la fine della pagina. Dopodiché, se noi andiamo a specificare anche le opzioni table hidden e table tail, automaticamente lui realizzerà sull'ultima riga della tabella al foglio, andrà a scrivere continua sulla pagina successiva. Sulla nuova pagina andrà a inserire un'altra volta quella che è l'intestazione della tabella stessa. È molto comodo. Xtab fa le stesse cose di super tabular, ma dà alcuni vantaggi in quanto corregge comunque alcuni errori di cui soffriva super tabular. Dopodiché c'è anche il vecchio pacchetto long table, che ormai comincia a risentire un pochettino degli anni, per cui innanzitutto richiede una doppia compilazione e poi comincio ad avere alcuni problemi di compatibilità con altri pacchetti. C'è un'altra strategia, che è quella di rimpicciolire le tabelle, e generalmente è deprecata da un punto di vista tipografico. Nel senso che è conveniente mantenere quello che è il dimensionamento della tabella comunque coerente con quello che è la dimensione del font all'interno del documento stesso. È estremamente brutto vedere le tabelle più piccole, visibilmente più piccole rispetto a quello che è il font. E generalmente è da evitare. Oltre alla possibilità di rimpicciolire la dimensione del font, ne potremmo anche scalare la tabella, quindi significa rimpicciolire, fare una fotocopia in piccolo dell'intera tabella. Anche quello è assolutamente deprecato.
Per quanto riguarda invece quelle che sono le tabelle eccessivamente larghe, noi abbiamo la possibilità di ruotarle sul foglio, dopo aver chiaramente caricato quello che è il pacchetto Rotating. Rotating ci mette a disposizione tutta una serie di possibilità per poter gestire le rotazioni di questi oggetti. Il più semplice è quello di utilizzare innanzitutto un ambiente sideways. Sideways semplicemente ruota di 90 gradi questo oggetto. Ora, qui stiamo trattando di tabelle, ma la stessa cosa potrebbe andare benissimo anche per una figura, per cui possiamo tenerlo da conto anche per quelle altre situazioni. E come opzione c'è anche la possibilità di andare a specificare esattamente quali sono il numero di gradi dell'inclinazione, cosa è però del tutto inutile per le tabelle. Questo è l'effetto che noi otteniamo, quindi abbiamo la possibilità comunque di utilizzare il margine più grande del foglio. Meglio di sideways per le tabelle fa sideways table. Quest'ultimo praticamente si sostituisce in toto all'ambiente table e quindi ci dà la possibilità di inserire quella che è una didascalia, quindi un titolo, una label e soprattutto ci dà la possibilità di specificare quello che è il punto di floating. È assolutamente consigliato per tabelle di grandi dimensioni il posizionamento in una parte del documento appositamente predisposta per raccogliere tutte le tabelle. Generalmente vengono fatte le appendici in cui queste grandi mole di dati vengono messe a disposizione, ma solamente nel caso in cui il lettore decida di andarle effettivamente a consultare. Ok, vediamo quelli che sono i colori. Qui abbiamo il pacchetto Color che ci permette, tra le tante cose, di andare anche a colorare delle celle. Generalmente il colore all'interno dei documenti scientifici è un qualcosa di deprecato. È anche deprecato qualora stiate finendo il toner alla vostra stampante perché ne consuma davvero tanto. Un altro problema sulle fotocopie è il modo migliore per evitare la riproduzione di un documento. Dare due tonalità di grigio, la fotocopiatrice difficilmente sarà in grado di percepire il gradiente differenza. Comunque, in questo caso, dopo aver caricato il pacchetto color, noi possiamo andare a specificare quella che è il colore di una singola di una colonna con il pacchetto Column Color. Qui io ho caricato semplicemente il gray per evitare di andare su troppi colori, ma ho anche la possibilità di andare sulla tricromia o sulla quadricromia, sempre andando a quel punto per specificare quelli che sono i nostri parametri. Alternativamente possiamo anche andare a colorare una singola cella col Cell Color e anche in questo caso gray e poi su quella che è la scala di grigio da utilizzare. Generalmente si utilizzano in documenti non scientifici e per portare l'attenzione del lettore su una particolare cella, su un particolare valore contenuto all'interno di una cella. In alcuni casi può essere anche conveniente inserire un colore alternato di chiaro-scuro per meglio definire quella che è il senso di linearità orizzontale della tabella stessa. Ripeto, assolutamente da evitare in documenti scientifici, ma in alcuni casi consigliato nel caso noi stessimo facendo dei documenti di carattere generale, del report o semplicemente anche dei documenti divulgativi, ecco, non particolarmente rigorosi da un punto di vista tipografico. C'è un comando molto comodo che è Raw Colors, in questo caso partirà dalla prima cella e dalla prima alternerà praticamente un gray al 70% con un gray all'80%. E lui proseguirà così in avanti fino alla fine della tabella stessa. Passiamo a quello che è un po' l'ultimo argomento. Generalmente scrivere tabelle in LaTeX, dovendo partire da zero, è abbastanza noioso. Si tratta di inserire dei numeri, si tratta di spaziarli sempre con un e-commerciale e via dicendo. Può essere conveniente in alcuni casi, più rapido, utilizzare anche dei fogli di calcolo per poter eventualmente esportare da lì direttamente le tabelle. Il caso per esempio di Excel to LaTeX ci permette in questo caso di semplicemente evidenziare tutta una serie di celle e convertire il contenuto di questa cella direttamente in un del testo da copiare all'interno del nostro documento. E altrettanto fa Spreadsheet to LaTeX, però ci dà appena di una maggiore complessità di utilizzo, una maggiori possibilità sempre su quella che è l'esportazione da un foglio di calcolo direttamente in codice LaTeX. Poi esistono anche dei programmi di analisi dati, quali per esempio R e Stata, che sono stati oggetto di passati meeting, di esportare direttamente le tabelle, direttamente in codice LaTeX. Il codice non è ottimale, nel senso ci si mantiene sempre su un codice molto semplice, quindi un table contenuto all'interno di un center che poi contiene il tabular. Quindi in ogni caso necessita sempre di aggiustamenti e di raffinazioni per essere reso poi effettivamente corretto da un punto di vista tipografico, però è molto comodo. Lo fanno direttamente in automatico, per cui non ci si deve stare poi a preoccupare di tradurre queste cose. Sempre in tema però di generazione automatica di tabella,
risulta essere molto comodo il pacchetto RC Call. Quest'ultimo praticamente mi permette di accettare numeri da inserire all'interno della, già inseriti all'interno del codice LaTeX con qualunque grado di approssimazione e soprattutto con qualunque tipo di separatore decimale. La sintassi è semplicissima. Avremo R, in questo caso starà per allineamento a destra, come tutti i numeri vanno inseriti. Poi utilizzeremo il primo separatore, il separatore con cui noi vogliamo andarlo a sostituire in fase di compilazione, il numero di cifre intere e il numero di cifre decimali. Vediamo un esempio. Io ho questa tabella, vedete che il primo numero, io innanzitutto ho un 3.14 e 4 cifre decimali, il secondo ne avrà solamente due, il terzo ne ha uno solo. In tutti e tre i numeri io ho utilizzato un punto anziché la virgola. Allora, utilizzo il mio comando, in questo caso voglio che la seconda colonna sia allineata a destra. Dove troverà un punto, sarà sostituito immediatamente con una virgola, avremo un numero massimo di 5 cifre intere e di 3 cifre decimali. Allora, in fase poi di output, LaTeX automaticamente provvederà ad approssimare il numero e a sostituire anche quello che è il separatore dei decimali. Questo lo fa lui in automatico, per cui nel caso in cui noi dovessimo implementare un software per realizzare direttamente del codice, può essere conveniente utilizzare questo comando messo a disposizione di RC Call. Ok, qui siamo alle guide consigliate. Sulle tabelle c'è tanto materiale. C'è quello di Cauci Spadaccini disponibile sul sito del GUIT, che ci danno delle infarinature anche scritte in maniera molto, molto semplice e molto abbordabile su quella che è la gestione delle figure e delle tabelle. C'è la sempre ottima guida di Simon Fear con un'ottima introduzione anche su quelle che sono le norme tipografiche delle tabelle stesse. E poi c'è la sempre utile guida del nostro professor Gregorio sui pacchetti di uso più comune. Io qui ho concluso. Spero di avere l'articolo di Lapo in realtà è molto più completo e copre tutta una serie di tematiche che qui non era possibile coprire. Quindi in ogni caso rimando a quella che è la documentazione dei singoli pacchetti e all'articolo di Lapo poi per maggiori approfondimenti e dettagli. Sì, parte un fa. Vabbè. Maurizio, no, se volevo chiedere, hai posto tanto l'accento sul fatto che è deprecato l'uso di linee verticali, no? Però parlo della mia esperienza. A me capita che a volte nella prima colonna più a sinistra non ho dati, ma ho per esempio delle etichette che descrivono, diciamo, tipo dei valori matriciali. Io ho una tabella in cui ho dei valori e il significato è dato da ciò che scrivo sopra e da ciò che scrivo al lato. In quel caso lì, insomma, non lo so, non mi sembrerebbe proprio Quella è una deprecabile. matrice, però. Scusa? È una matrice. Sì, Ma non è una tabella. ma la... Ah, mi dici così. Là vai in termini di ambiente matematico. In quel caso, No, io però dentro ci scrivo, cioè... sì, ma il contenuto è comunque un qualcosa di riconducibile in ambiente matematico. Che poi tu la matrice la riconduci comunque. L'assimile a una tabella e un altro paio di Io ci maniche. riporto, per dire, io ci riporto dei dati di esperimenti, Sì. esperimenti che sono funzioni di due parametri. Un tipo di parametro che lo scrivo cioè sulla prima colonna e l'altro sulla prima riga. Cioè, quindi a me piace, diciamo, mettere una riga, questa è così, una così, e poi vabbè, comunque. Non so, mi sembra strano che sia deprecato tutte le linee verticali in assoluto, oppure altre volte, se voglio insistere contro il deprecamento, è che capita che insieme di colonne abbiano un significato specifico e poi ci sono altre, quindi io lì una righina ce la metto, No, insomma. capito? È generalmente deprecato. Cioè, No, ci sono dei casi in particolare in cui comunque va utilizzato. Se per un qualche motivo io devo andare a specificare comunque o simulare quello che è un foglio di calcolo, comunque il l'aspetto è dato. comunque sgradevole, per cui. Sono d'accordo sul fatto che l'allineamento del dato già di per sé una separazione fra colonne, Sì. no? Secondo me ci sono casi in cui può essere anche utile, no? Vabbè, comunque. Sono regole generali comunque. Una domanda per cortesia. Con Long Table che ho provato recentemente, ho notato che TextBF, backslash TextBF, non fa nulla. Come si fa? Cioè, Non si usa avevo Long fatto una Table. tabella con Long Table, Sì. seguendo un articolo di un autore indiano su Pragtech di recente, e ho cercato di fare in grassetto l'intestazione di tutte le colonne.
funzionato, è venuto normale. Sapete come si risolve questo problema? Bisognerebbe dare un'occhiata al codice e dovremmo guardare il codice insieme. Ecco, grazie. Si può fare comunque. Se posso commentare sulla questione, intanto che magari vediamo qualche... La questione delle linee verticali è una questione che va risolta così. Le linee verticali non si mettono mai, almeno come guida iniziale. Poi, casomai, in certe situazioni è possibile metterle, ma se nelle guide e nei consigli iniziali diciamo che si possono vedere le linee verticali, la gente le mette. Perché? Perché le vede nei fogli di calcolo. E quindi è abituata a vedere questi dati tutti incasellati e sappiamo bene che certi programmi preferiscono che le tabelle siano fatte così e quindi è meglio evitare fin dall'inizio la cosa e poi eventualmente fare qualche esempio in cui una riga linea verticale migliora la tabella perché fa capire meglio certe cose. Grazie di nuovo. Se non ci sono altri interventi, ringraziamo.